Sono Marco Famà per Lifestyle Made in Italy. Volevo chiederti qual è il tuo rapporto con i cartoni animati in generale, se c'era un personaggio anche che da piccolo ti ha segnato in qualche modo, che ti ha ispirato, che ti sarebbe piaciuto essere, insomma. Ma i cartoni animati sono stati sempre compagni di crescita di qualsiasi bambino o bambina, insomma del mondo sviluppato. Purtroppo per chi non è avuto la possibilità, per quanto riguarda il nostro mondo, quello occidentale, insomma, ne abbiamo avuti a bizzeffe, bastava solo scegliere quello che ci piaceva di più, quello che più mi ha dato e che leggevo prima ancora di vederlo era Kenshiro, il cane guerriero, o vari poi dopo Ramma mezzo, Dragon Ball e tutti quanti i film dalla Disney e la Pixar, insomma, sono stati un terreno molto fertile per prendere spunto e per lasciarsi un po' andare. Quindi, insomma, la saga di Kenshiro, tutti quanti i personaggi, penso che siano quelli che più mi hanno interessato e ancora mi fa piacere rileggere. E visto che è la tua prima esperienza come doppiatore, c'è un personaggio invece che ti sarebbe piaciuto doppiare, che hai visto di recente, non so, qualcosa che, o qualche progetto, non so, proprio Pixar o altre cose del genere, sarebbe piaciuto far parte di qualche... No, quando guardo i film, i cartoni, insomma, mi lascio trasportare da quello che sono le bravure dei diversi professionisti, quindi no, non mi sono mai messo nei panni loro, ma ho goduto delle loro performance, come giusto che sia, altrimenti avrei fatto un altro tipo di lavoro. Poi se dovesse presentarsi in futuro un'altra occasione di questo tipo, sicuramente qualora lo ritenessi opportuno, mi ritenessi adeguato, la prenderei in considerazione. I tuoi progetti a breve, dove ti vedremo, dove sarai? A fine marzo-aprile, ancora la data della messa in onda non si sa, uscirà un nuovo programma su D-Max e, insomma, mi rivedrete in giro. Ok, noi come magazine di solito facciamo una domanda nelle nostre interviste sulle abitudini di come gli italiani prendono il caffè. Volevo sapere, Chef Rubio, come prende il suo caffè, se lo prendi, se è un'abitudine, insomma, anche per te quotidiana, come rito. Ma partendo dal presupposto che l'italiano è convinto che il suo caffè sia migliore di tanti altri, il che è assolutamente falso, lo prendo per quello che è, una bevanda digestiva e con delle proprietà importanti, che se fatto bene è molto buono, se fatto male, come in tanti bar lungo tutto lo stivale, può essere anche, insomma, un deterrente al buongiorno. Quindi il caffè, che sia al vetro, che sia macchiato, poco importa, l'importante è che sia fatto bene. Volevo chiederti un saluto a tutti i nostri lettori di Lifestyle Made in Italy. Ciao a tutti i lettori di Lifestyle Made in Italy da Chef Rubio.